I colpi che ho sentito erano vostri? Ah, qualche vagabondo. Ellie ha provato il mio mirino. Ti è piaciuto? Sì, non è male. Ho visto che non hai ancora cambiato le corde. Non pensavo che servisse. Beh, sì, sai, te ne troverò di nuove. Sì. C'è un negozio di musica qui vicino. Avranno anche delle chitarre. E poi è da tanto che dobbiamo perlustrare la zona. Resto io di guardia. Ti va, piccola? Certo. Meglio filare, allora. Sicuro di non voler venire? Su, vai. Ti sta aspettando. Ok, andiamo. Bene. Seguimi, piccola. Tu e Tommy avete trovato nessuno mentre eravate in giro? Qualcuno sul crinale. Tu? Oh, beh. Due runner in una casa. Jesse mi ha detto che te la stai cavando nelle pattuglie di gruppo. Ha persino suggerito di mandarti fuori in coppia. Secondo me sei ancora troppo giovane. Sono più in gamba di quasi tutti gli altri. E ho molta più esperienza di parecchie delle nuove reclute. Ascolta, se ti senti pronta, mi fido. Ok, grazie. Fammi solo il favore di iniziare con i percorsi brevi. Giusto per prendere la mano. D'accordo. Ricordi quei fumetti di Savage Starlight che leggevi sempre? Sì. Io e Tommy ne abbiamo trovata qualche copia in una scuola l'altro giorno. Ti sono piaciuti? Insomma, non è esattamente il mio genere. Quella Daniela Starr è piuttosto... È selvaggia. Se penso a come riduce il capitano Ryan in duello. Sì, beh, lui se l'era cercata. E mi ha stupito la scena della fuga. Sei buffo. Il negozio di musica è più adatto. Dovremmo lasciare i cavalli. Sì, d'accordo. Ehi, Shimmer, non combinare guai. Il negozio di musica? Sì, lo vedo. Serve una mano? Ce la faccio. Da qui non credo si passi. Cosa? Cazzo. Una volta si passava a nuoto. Ok, quindi... Beh, se te la senti possiamo tagliare per l'hotel. Ci sto. Idee su dove andare? Proviamo a passare da qui.
Merda. Vieni a vedere qui. Pensi di riuscire a passarci? Beh, posso provare. Attenta però. Certo. Ci sono! Un momento! Bene. Vedi niente? Sto cercando. Ciao. Ciao. Non male, eh? No, sei troppo secca. Mangia di più. E niente. Questo posto mette i brividi. Forse so da dove passare, ma ci sono le spore. Metti la maschera. Ah, devo proprio. Siamo soli. E se incontriamo qualcuno? Ok, d'accordo. Usare la testa. Piccola, se non indossi la maschera, rischi di commettere un passo falso quando meno te lo aspetti. Non sbaglio mai. Non l'hai detto a nessun altro, vero? A Jesse o Dina? Certo che no. Ok, bene. Mai stato qui? No, solo in strada. Inizio a pensare che sia stato un errore. Sparato da parecchio. Da quando risale l'ultima pattuglia qui? Non saprei. È uno dei nostri. Le uniche persone sparite da Jackson sono quei ragazzini l'anno scorso. Questo è adulto. Forse era di passaggio. Di qua. Siamo di pattuglia, no? Ok. Facciamoli fuori. Thank you.
Joel, ce l'abbiamo fatta. Così pare. Sei forte, piccola. Anche tu. Senti, che ne dici di rinunciare alle corde per oggi? Sottoscrivo ogni singola parola. Ma ora possiamo solo andare avanti. Qui sembra si possa passare. Ti seguo. Ce l'abbiamo fatta. Bello anche questo. Stai bene? A parte l'età che avanza, niente che una notte di sonno non possa guarire. Voglio andarmene da qui. Che stai facendo? E se ci fossero due bloater ad attenderci? Andrà tutto bene. Niente spore. Una bella battaglia, vero? Non si vedono spesso bloater qui in giro. Sì. Jesse e Dina non ci crederanno quando lo racconteremo. Che sta succedendo tra quei due? Si frequentano, vero? Più o meno. Perché? Ho notato come Jesse parla di te. No, Jesse e io siamo solo amici. Ehi, guarda che ho fiuto per queste cose. Ma stavolta sbagli. Vedremo. Non illuderti.
ce la fai a passare da qui? Vedi cosa c'è? Sì. Ok. Ehi, Joel. Sono loro, vero? La coppia fuggita l'anno scorso. Hai ragione. Jackson è un piccolo paradiso, ma non potevamo più sopportare l'idea che altrove si soffrisse ancora. Volevamo salvare vite, avevamo le migliori intenzioni. Dopo neanche un'ora ci siamo imbattuti in un'orda e ci hanno morso. Abbiamo deciso che è meglio il suicidio che trasformarci. Dite alle nostre famiglie che ci dispiace. Adam e Sydney. Le ho sparato, ma non riesco a uccidermi, sono un vigliacco del cazzo. Adam. Gesù. Se solo fossero stati immuni. Beh, ora troviamo Tommy, poi riporteremo i corpi a Jackson. Dai. Quando mi hai portato via dall'ospedale, hai detto che ce n'erano a decine come me. Sì, così dicevano. Non ho mai incontrato nessun altro immune finora. E tu? Vorranno nasconderlo. Come te. Sei sicuro? Ti sembra questo il momento, Ellie? Abbiamo viaggiato attraverso tutto il paese per raggiungere le luci. Avevo così tante domande da fare. Per quale motivo mi hai portata via prima ancora che mi risvegliassi? Perché hanno fatto tutti i loro esami. E quando ho capito che erano inutili, allora ho deciso chi di... Chi ti dice che fossero inutili? Forse se gli avessi lasciato Ellie. Il tempo avrebbero scoperto qualcosa, Ellie. Magari... Non esiste nessuna cura. Non c'è nulla che possa aiutare queste persone né nessun altro. Capisco che sia difficile da accettare, anche per me è difficile. Ma è così. E adesso li riporteremo alle loro famiglie. O hai dell'altro da rivangare? No. Bene. Forza. Jesse è crollato. Ehi, io.
un tipo a posto. Perché non gliel'hai detto? Non era il momento. Ecco qua. Che cosa abbiamo? Niente di interessante? In realtà sì. Abby? No. Questa ragazza, Nora. La sua unità è legata a un ospedale. Raccoglievano scorte, medicine. Questo ospedale? Sì. Ehi, vuoi andare ora? Sì, è una pista. Non puoi almeno aspettare che Jesse si svegli? Potrebbe essere troppo tardi. Ellie... Sappiamo dove si trova. E forse anche Tommy. Cosa? Niente. Bene. Mi puoi aiutare con la porta? Sì. Allora, se seguo la Route 5, dovrei arrivare all'ospedale. Segui la Route 5. Devo trovare Nora e scoprire dove è andata Abby. Con calma. Benissimo. Ok, bene così. Diventa dura seguire la strada. Ah, merda. Devo entrare lì dentro. Benissimo.
Accidenti. Okay. Ecco l'ospedale. Merda. Sembrava più vicino.
Che puzza. Oh, grandioso. Come esco da qui?
L'ospedale. Ci sono quasi.
Devo tornare in strada. Odio Seattle. Ah, tiratemi fuori da qui. Ok. Dove cazzo sono finita? Ok. Io sono qui e l'ospedale è là. Tagliamo dal parco.
No. Cazzo, devono essere le iene. Non importa. L'ospedale. Se avete impiccato un'ora, giuro che... Va bene.
No. Ok. Forse ci passo. Ti prego, non farlo! Maledizione. Isaac, avevi in mente qualcosa? Ora ti spiego. Sono... Sammi dal peccato. Io non volevo. Liberali. Porca troia. No, no, no. No! No! Merda. Cristo. Ora è libero. Ora è libero. Cerchiamo gli smarriti. Lei ci guiderà. Hai saputo di Lily? Sì, una vergogna. Ma non mi stupisce. Marita! Morte al lupo! Si è nascosta nell'erba! Dov'è quel lupo? Cerchiamo in giro, forza. Troviamo quel lupo.
Che la corrente sia placida. Non sono lontani. Attenzione. Silenzio. Thank you.
Anche questa. Ah, fanculo questa città. Allora, dov'è questo dannato ospedale?
forse c'è un'uscita. Pezzo di merda! Ho vinto io, stronzo! Ma che cazzo? Ok. L'ospedale.